Un argomento che ci tocca, penso, da di vicino, viene trattato nella questione 97, è la tentazione di Dio. Io mi soffermerò in modo particolare sui primi due articoli, che ritengo che siano abbastanza importanti. Passiamo ora a trattare dei vizi opposti alla virtù di religione per difetto. E questi vizi opposti alla virtù di religione sono il disprezzo o una mancanza di sufficiente riverenza verso Dio e le cose sante. In riferimento a Dio, Tommaso valuta la presunzione di tentare Dio e poi, nella questione successiva, lo spergiuro. A me ma penso di avervi confessato più volte questo pensiero, mi dà un grande fastidio quando sento da chi è responsabile della guida delle anime un atteggiamento inattivo e passivo e allo stesso tempo quella sarà sincera, è chiaro, non mi permetto di giudicare le intenzioni, ma l'atteggiamento di farà lui, ci pensa lui, le sorti della Chiesa non sono in mano a noi, è lo Spirito che deve agire, ma noi abbiamo visto, non solo in riferimento a queste riflessioni così di alta dottrina che ci propone Tommaso, ma abbiamo visto in altre occasioni come Dio vuole la collaborazione dell'uomo. Quindi, Madre Teresa di Calcutta o Madre Antonia Verna, vi ho dato due nomi, uno che certamente non conoscete e l'altro che è sfruttato in tutti i modi, sia del bene che del male, non hanno impostato la loro vita così. Quel santo sacerdote che io sempre lo porterò nel cuore come esempio, sebbene oberato da mille problemi e da mille difficoltà di carattere spirituale e economico, trovandosi in un paese abbastanza difficile, vedendo centinaia di mamme in difficoltà, certamente dopo averle sentite nel segreto della confessione, non si mise semplicemente a pregare il Signore dicendo affido a te le loro pene e le loro preoccupazioni. Si rimboccò le maniche e aprì tre asili e una casa di riposo nel giro di pochi anni. Ecco, poi in certi casi avvengono delle cose grandiose. Perché come ho sostenuto più volte, io non credo che un essere umano da solo, con nulla, con delle categorie che sono completamente all'opposto delle categorie di questo mondo, possa costruire quello che ha costruito un Padre Pio o una Madre Teresa di Calcutta. Non ci credo. A questo punto interviene qualcuno, e quel qualcuno noi sappiamo chi è, lo Spirito. Perché il lavoro è stato iniziato dall'uomo, ma è lo spirito che lo rende grande. Dio vuole che noi ci impegniamo per quel che possiamo, poi è evidente che se ci mettono i bastoni fra le ruote, lo stesso Padre Pio a un certo punto viene impedito nella confessione, nella celebrazione dell'Eucaristia, da dei superiori indegni. Obbedisce. Cosa deve fare? Dovrebbe seguire l'esempio di Lutero?
Qualcuno pensa di sì. Strano. Poi se lo si contesta, passa subito alla scomunica o alla sospensione di vinis. Non lo so. Comunque, al di là di queste mie polemiche che dimostrano anche la mia debolezza e la mia amarezza nel vedere certe cose che avvengono oggi nella Chiesa, tuttavia i santi, coloro cioè che sono stati messi all'onore degli altari o non sono stati messi degli onori nell'altare, ma che noi abbiamo avuto la fortuna di conoscere, non si sono limitati a sedersi su una sedia o mettersi un inginocchiatoio e pregare. Si sono rimboccati le maniche, a meno che abbiano fatto la scelta della clausura. A mio avviso, dunque, è tentare Dio chi si abbandona alla sua potenza rimanendo nella perfetta immobilità. Un'immobilità che molto spesso sa di egoismo, di inerzia. E non è questo quello che Dio vuole da noi. Quindi tentare Dio. Sembra che la tentazione di Dio non consista nel compiere delle cose contando unicamente sulla sua potenza. Prima argomentazione, Dio può essere tentato dall'uomo esattamente come può essere tentato l'uomo da Dio. A me questa cosa che sia tentato da Dio, preferirei vederlo tentato dagli altri uomini o dal demonio. L'argomentazione è questa. L'uomo viene tentato, non induce in tentazione. Adamo per primo è stato tentato. Cristo è stato tentato dal diavolo. Ora, perché noi non potremmo tentare Dio? È la prima argomentazione ed è un'argomentazione stupida. Io tento qualcuno per comprenderne le capacità, la volontà, le qualità raziocinanti, l'esperienza, la costanza, la prudenza. Ma io non ho bisogno di tentare Dio in questa prospettiva perché vuol dire mancanza di fede, vuol dire mancare profondamente nel proprio cuore, di quella fede che si deve a Dio. Cosa io, minuscolo vermiciattolo, mi metto a tentare, a esaminare Dio. Faccio la parte dell'esaminatore, come tante bestioline che si aggirano qui in rete. Siamo a livello di idiozia. Tutti coloro che compiono miracoli, invocando il nome di Dio, contano di ottenere unicamente dalla potenza di Dio. Ma tutti quelli che compiono miracoli tenterebbero Dio, quindi i santi. Ma quando anche Gesù arriva a resuscitare Lazzaro, non sta tentando Dio, vuole dimostrare agli astanti la potenza di Dio e la potenza di chi era stato mandato da Dio, da chi era stato mandato dal Padre. Quindi quando noi ci troviamo in queste situazioni che conosciamo attraverso la vita dei santi, dobbiamo ricordare che essi, quando compiono i miracoli, con le loro preghiere, chiedono l'intervento della potenza divina, mossi da qualche scopo, da qualche necessità. E normalmente scopo e necessità dei propri assistiti, dei propri fedeli, che in quel momento hanno bisogno di un aiuto particolare. È evidente che in quei casi estremi il santo non può far nulla. E si abbandona alla potenza divina. Questo non vuol dire tentare Dio. Tentare Dio è quando noi possiamo fare qualcosa, possiamo
possiamo iniziare, ma non facciamo nulla. Un'altra argomentazione, proprio dello stato di perfezione, riporre ogni speranza in Dio, trascurando ogni soccorso umano. Non è detto, per cui, a commento di quelle parole evangeliche, non prendete nulla per il viaggio, Sant'Ambrogio scrive: dalle parole evangeliche viene indicato quale debba essere l'araldo del regno di Dio. Non cerchi l'appoggio di aiuti mondani, non contando fermamente, ma contando fermamente sulla fede, si persuada che quanto meno cerca quegli aiuti, tanto meglio può riuscire. Allora sembrerebbe da questa argomentazione che chi si abbandona completamente a Dio non deve prendere nulla per il viaggio, non deve pensare al giorno futuro. Ne abbiamo già parlato di questo argomento, che non pensare al giorno futuro non è questo quello che vuole il Signore da noi, è la troppa preoccupazione per il giorno futuro che ci mette nella condizione di non avere sufficiente speranza e fiducia in Dio. Però l'argomentazione gioca su questo: non prendete nulla per il viaggio, sebbene noi sappiamo che la borsa la teneva Giuda, quindi anche i dodici col Cristo non erano così privi di tutto. Poi sempre la stessa argomentazione fa riferimento ad una citazione di Sant'Agata, da Sant'Agata: al mio corpo non ho mai applicato una medicina materiale, ma ho il mio Signore Gesù Cristo che con la sola parola tutto risana. Cioè, capite che sono delle espressioni estreme, non abbiamo testo biblico qui, qui è semplicemente il pensiero di una santa che potrebbe anche essere travisato. Poi ricordatevi sempre che tutto dipende dalle intenzioni, ma c'è una giusta risposta anche per Sant'Agata. Tommaso la trova in perfetta sintonia con tutto il resto che viene trattato in questo articolo. Allora, i predicatori del regno di Dio trascurano i sussidi temporali per attendere più speditamente la parola di Dio. Stiamo parlando di sussidi temporali. E vediamo di capirci. Perciò nel contare unicamente su Dio essi non lo tentano. Lo tenterebbero invece se abbandonassero i soccorsi umani senza motivo o necessità, per cui Sant'Agostino ha scritto che San Paolo fuggì non perché non credeva in Dio, ma per non tentare Dio, rifiutandosi di fuggire quando poteva farlo. Ecco, è questo l'argomento, perché altrimenti se prendiamo questi inviti alla lettera, li assolutizziamo, andiamo incontro dei rischi di interpretazione che sono abbastanza poi faticosi per essere messi in accordo con il resto del pensiero biblico. Allora, cosa vuol dire? Vuol dire innanzitutto che i sussidi temporali a volte possono, invece di essere di aiuto, essere di peso. Ti ospito a casa mia. Ti ospito a casa mia, tu stai portando avanti il tuo lavoro di predicazione e questo è un aiuto più che mai naturale, e sarebbe veramente un tentare Dio rifiutarlo, dire no, io sto alla ghiaccio. Non ha senso. Ma se qualcuno si presentasse al predicatore e gli dicesse: guarda, io voglio aiutarti in modo più pieno, ecco, io ti regalo questa casa. Sì, ma poi la casa, della casa cosa ne faccio? È un sussidio temporale che alla fine, invece di essere d'aiuto, è quello che capita oggi con la carenza di religiosi e di sacerdoti, pone il sacerdote o il presbitero nella condizione di dover pensare più alle pietre morte che alle pietre vive, più a mantenere chiese, parrocchie, case parrocchiali, cattedrali e via dicendo, basiliche in condizioni
minime, decenti, e sono tempi e sono soldi e sono tutto un insieme di cose che allontanano il predicatore del regno di Dio dalle cose importanti. Quindi in questo senso c'è quell'invito che noi abbiamo letto qui, non prendete nulla per il viaggio. E in riferimento poi a Sant'Agata, dice Tommaso, essa doveva aver sperimentato la divina benevolenza o non avendo sofferto quell'infermità che esigono la medicina corporale, oppure avendone provata l'immediata guarigione da parte di Dio, perché sarebbe stata una cosa veramente assurda trovarsi in una situazione grave di malattia e non accettare e non accogliere l'aiuto di chi mi potrebbe aiutare. Diventa tentare Dio. Non è giusto comportarsi così. Capite? Buttarsi nelle mani di Dio va bene, ma rifiutare tutto quello che c'è nell'aiuto temporale che può presentarsi a noi di giorno in giorno, senza una ragione sufficiente, vuol dire tentare Dio. Quindi arriviamo alla conclusione. Agostino fa notare che Cristo, non permettendo che la rabbia dei suoi nemici potesse fargli qualcosa, nonostante che egli insegnasse e discutesse pubblicamente, dava una prova della sua divina potenza. Al contrario, invece, fuggendo, più di una volta fugge dalla rabbia, dall'ira, da chi lo vuole fustigare o lapidare, e nascondendosi, voleva dare un esempio alla debolezza umana, perché non osi la debolezza umana tentare Dio quando ha la possibilità di compiere qualcosa per fuggire ciò che va temuto. Noi dobbiamo proprio non porci in questa condizione che ci fa poi accusare di aspiranti al martirio. Da che si arguisce che si ha la tentazione di Dio quando uno trascura di compiere quanto può per evitare dei pericoli, contando unicamente sull'aiuto divino. Vediamo poi di riflettere anche nel nostro quotidiano. Questa riflessione però la riportiamo sul Respondeo. Innanzitutto voi sapete che Tommaso chiarisce i termini, il lessico, e chiarisce come possa essere utilizzato questo lessico. Che vuol dire tentare? Vuol dire mettere alla prova qualcuno. Un esame serio, non gli esami di burletta, è solo una tentazione. Quindi la tentazione intrinsecamente non è cattiva. E non ci indurre in tentazione. Non siamo nel paradiso terrestre. È una preghiera che, se si riesce ad intendere e la si traduce adeguatamente come ci viene proposta e la si spiega, non c'è bisogno di trasformarla in "e non abbandonarci nella tentazione". La seconda traduzione a me piace di più, però anche la prima ha un suo significato. Io ti metto alla prova. Se no sarebbe cattivo anche l'insegnante che alla fine dell'anno mette alla prova i propri alunni. Parliamo di prove serie, eh? E si mette alla prova qualcuno in che modo? Con le parole, per provare se conosce ciò che domandiamo o se posso o voglia compierlo. Con i fatti, quando con ciò facciamo, ne esploriamo la prudenza, il volere o le capacità. Però voi capite che non ha senso una cosa di questo genere nei confronti di Dio. Io non posso esplorare la prudenza, il volere, la capacità di Dio. O provare con le parole se Dio conosce
o se possa o se voglia compiere quello che conosce, ma non tocca a noi. Ambedue le due cose però possono avvenire in due modi. Primo, apertamente, come quando uno si presenta in qualità di tentatore, come fece Sansone nel proporre degli enigmi ai farisei. Secondo, in maniera insidiosa, occulta, il modo in cui i farisei tentarono il Cristo. Vi ricordate, no? Questa moneta, dobbiamo pagare questo tributo? È la solita domanda, voi ne conoscete qual era l'insidia. Avesse detto sì e dovete pagare il tributo, vedete, questo è colluso con i romani. Se avesse detto non dobbiamo pagarlo, la risposta e il dubbio e l'accusa sarebbe stata, vedete, è un sovvertitore dell'ordine pubblico. E Gesù, alla sapienza incarnata, cosa risponde? Date a Cesare quel che è di Cesare, date a Dio quel che è di Dio. E conclude lì l'argomento. Qui vuol dire tentare qualcuno in modo insidioso. Ecco, in questo modo l'uomo tenta talora Dio con le parole o con i fatti. In questi due modi che abbiamo visto, parole e fatti, e poi apertamente o in modo occulto. Ora, noi abbiamo la tentazione con le parole quando chiede qualcosa per conoscerne la scienza, il potere e il volere. E abbiamo visto come spesso questo accada. E noi abbiamo anche la consapevolezza che nella scienza, nel potere, nel volere, non possiamo misurare la grandezza divina. O addirittura con i fatti, che sono ancora più gravi, nei fatti compie e mette alla prova la potenza, la bontà, la sapienza di Dio. Vi ricordate? Buttati dal Tempio, gli angeli ti verranno a soccorrere. E Gesù che risponde, non tenterai il Signore Dio tuo, così c'è scritto, in riferimento proprio al Deuteronomio. E a questo proposito io vedo spesso delle cose che mi disturbavano già quando ero giovane, specialmente in certi sport estremi, in certi combattimenti che possono essere quanto mai pericolosi. Il soggetto che fa il segno della croce e poi si butta e fa delle cose che sono oscene, perché poi rischia la vita, se riesce ancora a vivere vive una carrozzella, gli altri lo devono mantenere, fa ancora la parte dell'eroe. Non possiamo noi fare delle scelte estreme che sono di pericolo gravissimo per la nostra vita e ancora tentare Dio con il segno della croce o con una preghiera bisbigliata così a mo' di filastrocca. Lì veramente è tentare Dio. Quando dunque uno per necessità o per utilità si affida all'aiuto di Dio nelle sue preghiere o nel suo agire, ma questo non è un tentare Dio. Non sappiamo che cosa fare, perciò i nostri occhi sono rivolti a te, Signore. Tutto quello che potevamo fare l'abbiamo fatto. E a questo punto io mi affido completamente a te. Altro non so né che fare né che dire, questo non è tentare Dio. Quando invece ci si comporta così, senza necessità e senza scopo, allora c'è quello. Equivale a tentare Dio. Per cui a commento di quelle parole della scrittura il Deuteronomio cosa ci dice? Non tenterai il Signore Dio tuo. E la glossa spiega, tenta Dio colui il quale pur avendo la possibilità di agire senza motivo si espone al pericolo per vedere se Dio è capace di liberarlo.
Ecco, non invochiamo quindi Dio là dove noi possiamo agire, nelle opere, perché la Chiesa stessa più di una volta ebbe a sbagliare. Al tempo della Riforma sarà lo Spirito Santo che darà una risposta ai riformati, ai protestanti, a Lutero, a Calvino. Li spazzerà via perché sono contro di noi. Abbiamo noi in mano la verità. E invece non sono stati spazzati via. Perché? Perché quell'atteggiamento è un tentare Dio. Ti sei chiesto per quale motivo è nato un Lutero, un Calvino? Torniamo indietro di 500-600 anni. C'è stato un Calvino, c'è stato un Lutero, perché noi abbiamo dato scandalo, perché la Chiesa del Signore non era più una Chiesa in sintonia con le sue parole e c'è stata la reazione. Quello doveva essere un segnale per un cambiamento radicale e immediato. Invece tu hai tentato Dio. Noi siamo dalla parte del giusto, quindi quelli certamente finiranno male. Non è stato così purtroppo. Io continuerò sempre ad insistere su questa direzione e rimangono quindi le divisioni. Le divisioni dove una parte della responsabilità sta presso gli uni e l'altra parte della responsabilità sta presso gli altri. Ma lì, da una parte, abbiamo la disobbedienza, una vera e propria reazione e mancanza di fiducia nello spirito. Dall'altra abbiamo la presunzione e anche questo atteggiamento di tentare Dio. Noi siamo del giusto, quindi capite? Insistiamo su questa cosa, è importante, lo mettiamo anche nella prospettiva della nostra vita. Smettiamola in modo farisaico di ripetere quella frase, poi ci pensa lui, è lo spirito che agisce, noi non siamo nulla. Sì, noi non siamo nulla, ma siamo le mani del Signore. Il Signore vuole che noi agiamo. È troppo comodo dire lasciamo fare a Lui. Questo lo possiamo dire nel momento in cui, dopo aver fatto tutto quello che avremmo potuto fare, dobbiamo con umiltà riconoscere, come leggiamo in 2 Corinti di Paolo, non sappiamo che cosa fare, perciò i nostri occhi sono rivolti a te. Articolo 2. Tentare Dio è un peccato? Sembra di no, in riferimento a queste citazioni. Portate le decime intere nel tesoro del tempio perché ci sia cibo nella mia casa. Allora io porto le decime per provare la potenza divina. Poi mettetemi pure alla prova, c'è scritto proprio in Malachia, in questo, dice il Signore degli eserciti, se io non vi aprirò le cateratte del cielo. Dunque, mettere alla prova il Dio è lo stesso Dio che ce lo comanda. Allora, vediamo di dare delle risposte in riferimento alle riflessioni a cui ci invita Tommaso. Portate le decime intere nel tesoro del Tempio perché ci dia cibo per la mia casa. Questa è una necessità, non è un tentare Dio, è un dovere da parte dei fedeli del popolo ebreo affinché nella mia casa ci sia cibo per tutti. È un rapporto di causa-effetto che non ha nulla a che vedere con la tentazione di Dio. Poi mettetemi pure la prova, ma attenzione, in questo, non in altro, non c'è mettetemi la prova una tentazione generica. Se io non vi aprirò le cataratte del cielo, e qui la risposta di Tommaso è molto chiara. Le parole poi,
mettetemi alla prova non vanno intesi in senso causale. Per provare se Dio non avrebbe loro aperto le cateratte del cielo. Allora mettetemi alla prova. Così potrebbe sembrare in un rapporto di causa-effetto. Voi mi mettete alla prova e io vi apro le cateratte del cielo. Ma deve essere intesa in senso conseguenziale, in quanto che nel momento in cui il popolo fa il suo dovere, paga le decime, ebbene avrebbe provato che cosa? Il beneficio di Dio, la bontà divina e la promessa che Dio aveva fatto al suo popolo. Quindi in queste citazioni non possiamo assolutamente vedere un atto di tentare Dio. Poi ci sono delle altre citazioni. Sperimentare la bontà o il volere di Dio è cosa lecita. Leggiamo, gustate, vedete quanto è buono il Signore, affinché possiate discernere la volontà di Dio, ciò che è buono, a Lui gradito e perfetto. Sì, ma anche qui mette in evidenza Tommaso il modo di come si può gustare e vedere quanto sia buono il Signore. La conoscenza della bontà o del volere di Dio è duplice, la prima è di ordine speculativo e in questo senso non è lecito dubitare, perché se dubitiamo non crediamo più in Dio, la nostra fede viene meno. Ma c'è un altro secondo tipo di conoscenza, è di ordine affettivo e sperimentale, e sia quando uno prova in se stesso il gusto della dolcezza divina. Ecco, allora, gustate e vedete quanto è buono il Signore, ma non come effetto di un atto di tentazione, io ho tentato Dio, ma come effetto di un atto di amore. Ed è appunto in questo senso che siamo esortati a sperimentare il volere di Dio e a gustarne appunto la sua bontà. Proprio in riferimento alla tentazione, il tentare Dio, abbiamo un passo che fa riferimento a Isaia. Il re Acaz viene rimproverato perché il Signore, il quale gli aveva detto: chiedi un segno dal Signore tuo Dio, rispose: non lo chiederò, non voglio tentare il Signore. La risposta di Dio è severa, non vi basta di stancare la pazienza degli uomini perché ora vogliate stancare anche quella del mio Dio? Come? Acaz non vuole tentare Dio e viene sgridato e viene rimproverato, ma in quel caso era proprio Dio che voleva che Acaz lo mettesse alla prova, lo mettesse alla prova per dare dei segni al popolo. Quindi anche in quella situazione particolare non si parlava di tentare Dio, quando quindi i santi, ne abbiamo già parlato, agiscono con i miracoli, pregano il Signore dell'impossibile, non è perché vogliono avere una conferma della fede, non è perché abbiano un dubbio speculativo sulle capacità, sulla potenza, sulla volontà divina, ma perché questo segno sia portato agli altri e possa quindi servire alla conversione. Anche Abramo sembra in qualche modo tentare Dio a proposito della terza promessa, dove c'era scritto: e gli disse: io sono il Signore che ti ho fatto uscire da Ur dei Caldei per darti in possesso questo paese. E Abramo aveva risposto: ma come potrò sapere che ne avrò il possesso? Vuole una prova. La risposta di Tommaso. Abramo chiese, secondo Tommaso, un segno per ispirazione divina. Gli disse la risposta di Dio: prendimi una giovenca di 3 anni, una capra di 3 anni, un ardite di 3 anni, una tortora e un piccione. E quindi non fece peccato. Ma perché?
Perché molto spesso la domanda non è una domanda che vuole tentare Dio, ma vuole spiegare semplicemente da Dio una spiegazione di come fare. Vi ricordate anche Maria? Tu avrai un figlio, eccetera, eccetera, lo chiamare e Maria che rimane, ma come può avvenire questo se non conosco uomo? Non è che metta in dubbio, non è che voglia la prova. La risposta dell'Arcangelo Gabriele è una risposta che è al di fuori da ogni linea razionale, però sostanzialmente a questa risposta Maria crede, fiat mihi secundum verbum tuum. Quindi tante volte la richiesta, come quella di Abramo, non è una richiesta che vuole mettere Dio alla prova, ma più che altro è una richiesta chiarificatrice per se stessa. Si fa riferimento anche a Gedeone, qui invece, secondo Tommaso, Gedeone ebbe a peccare e anche Gedeone chiese al Signore un segno della vittoria promessa. E la riflessione di Tommaso ci dice: Gedeone, al contrario, pare che l'abbia chiesto per mancanza di fede e quindi non può essere scusato dal peccato, come riporta la Grossa. E la stessa cosa ebbe a capitare a Zaccaria. Quando disse all'angelo: ma come posso conoscere questo? L'angelo gli promette la nascita da Elisabetta di un figlio e Zaccaria rimane sconcertato, lui vecchio, la moglie vecchia. Ecco, mancanza di fede e la risposta mette quasi in una condizione l'angelo di dargli una prova, ma mi stai dicendo delle cose e per questo viene punito. Ricordate che tace fino all'arrivo poi di Maria che andrà a trovare Santa Elisabetta. Si noti però che si può chiedere a Dio un segno in due modi: primo, per esplorare il suo potere o la verità della sua parola, e ciò chiaramente è una tentazione di Dio. Secondo, per conoscere quale sia il volere di Dio a proposito di un'azione da compiere, come è capitato per Abramo, come è capitato per Maria. E allora non c'è alcun modo, in alcun modo si può parlare di tentazione di Dio. Il riferimento al cuore, l'articolo leggiamo assolutamente nel Deuteronomio: non tenterete Signore vostro Dio. È quello che ci ripete Gesù sul pinnacolo del Tempio e lo dice, lo ricorda a Satana. Nessuno fa la prova di cose di cui ha la certezza. Perciò tentare deriva sempre dall'ignoranza o dal dubbio esistente in chi tenta. Ora, ignorare o mettere in dubbio ciò che riguarda la perfezione divina è un peccato. Se però uno mette alla prova quanto riguarda le perfezioni divine per darne la dimostrazione ad altri, allora non è un tentare Dio, è la cosa che abbiamo detto in riferimento ad Acaz. Esistendo una necessità proporzionata e una pia utilità, è quello che abbiamo detto in riferimento ai santi che chiedono a Dio degli interventi miracolosi. Così infatti gli apostoli pregarono il Signore di compiere prodigi nel nome di Gesù Cristo perché la virtù di Cristo venisse manifestata agli increduli, non perché fossero essi gli increduli, ma perché la loro predicazione potesse in qualche modo essere sostenuta dalla presenza del Cristo e quindi anche dal prodigio che aiuta gli uomini a credere. Passiamo all'articolo 3. Qui adesso procediamo in modo più deciso. La tentazione di Dio si contrappone alla virtù di religione. Guardate,
sia Agostino che Tommaso chiariscono questo pensiero. La glossa, tentare Dio, è pregarlo in maniera sregolata. Ma la virtù di religione è quella dell'atto perfetto che esprime la nostra preghiera nei confronti di Dio. È il debito modo, il giusto modo. E pregare nella maniera giusta. Quindi se io prego in modo scorretto, è chiaro che io sto tentando Dio. E quindi tentare Dio è un peccato contrario alla virtù di religione. Il fine della religione consiste nel rendere a Dio l'onore dovuto. Ricordiamocela sempre, questa definizione. Quando noi parliamo di religioni, che vuol dire religione? Nella prospettiva del Catechismo Cattolico, rendere a Dio gli onori dovuti. E l'avevamo visto che il Padre nostro è la sintesi, no? Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato prima la celebrazione della grandezza divina, e poi sia fatta la tua volontà, venga il tuo regno. Sono passi essenziali che seguono, e poi la richiesta. Questa è la struttura che dovrebbe sempre presentarsi ogni qualvolta ci si pone di fronte all'Onnipotente. Perciò tutti gli atti che direttamente costituiscono una mancanza di rispetto verso Dio si contrappongono alla religione. Ora è evidente che tentare una persona è mancare di rispetto. Nessuno infatti osa tentare una persona di cui conosce con certezza l'eccellenza. È un peccato contrario alla virtù della religione, dunque. E quindi la tentazione è uno dei peccati che si contrappone alla virtù di religione. Vediamo ancora. Dubitare delle cose di Dio rientra nel peccato di incredulità, il quale si contrappone alla fede, quindi la tentazione di Dio si contrappone più alla fede che qui si vorrebbe mettere in evidenza il fatto che l'incredulo, più che peccare contro Dio in un atto di religione, pecca contro la fede, perché non crede, non crede. In modo adeguato nella potenza, nella parola, nella volontà, nella rivelazione divina. Non necessariamente è così, perché c'è chi lascia trascinare anche nella tentazione delle opere. Abbiamo già detto, no? Chi fa delle cose che possono essere all'estremo del pericolo e chiede l'aiuto di Dio e tenta Dio. Quindi non c'è dubbio che spesso e volentieri la tentazione è una mancanza di fede, ma secondo me è proprio, e lo conferma anche Tommaso, è proprio questo atteggiamento che pretende da Dio ciò che da Dio si dovrebbe solamente chiedere. E infatti è proprio dell'irreligiosità il far sì che un uomo, per l'incertezza della fede, compia atti di irriverenza verso il Signore, tra i quali vi è il tentare Dio. Però l'incertezza della fede può essere la causa di questo atto di irreligiosità. Io direi che non è sempre la mancanza di fede, però, anche, è un rapporto di fede spesso squilibrato. Mi avevo appunto fatto l'esempio di chi dice, beh, pur potendo agire, lasciamo fare al Signore, ci pensa Lui. Lì abbiamo proprio un altro tipo di peccato, il peccato di inerzia, di accidia. In questo modo si tenta Dio, si pretende che Dio faccia tutto Lui.
Quindi non sempre abbiamo questo rapporto di mancanza di fede e il tentare Dio. Non sempre è un rapporto ne così necessitante. A volte la fede c'è, ma contribuiscono altre situazioni, altri nostri atteggiamenti che ci portano al tentare Dio. Ecco. Non è facile, quel che a noi interessa è capire che il tentare Dio non è necessariamente ed esclusivamente un'incertezza di fede, anche se può nascere da un'incertezza di fede. Ancora abbiamo degli esempi nel Siracide che ci invitano, prima della preghiera, prepara te stesso, non fare come un uomo che tenta il Signore. C'è un'altra prospettiva della tentazione qui, la faciloneria con cui ci si pone di fronte all'Onnipotente, questa orizzontalità che viene riproposta, un'orizzontalità da circo equestre, che viene riproposta oggi e ci si dimentica della verticalità. Noi siamo creature. Sì, è vero che siamo figli di Dio, siamo figli di adottivi. Ci rivolgiamo a Dio chiamandolo Abba, Padre, ma questo non vuol dire che noi non dobbiamo prepararci spiritualmente a parlare con Lui nella preghiera. E la Colossa spiega: costui domanda come è stato insegnato, ma non agisce come Dio ha comandato. Ora, questo è un atto di presunzione che si contrappone alla speranza. Ecco, qui prima si parlava di fede nella prima argomentazione contraria, qui invece si parla di speranza e si vede in questo quell'atto di presunzione che oltretutto è un atto contro lo Spirito Santo che dovrebbe più che un atto di mancanza di fiducia e più che una vera e propria tentazione, un tentare il Dio, dovrebbe essere così inteso. Ma indubbiamente c'è anche questo, abbiamo visto che le virtù come i vizi si intrecciano l'una all'altra, però senza arrivare a una vera e propria presunzione, che sarebbe qualcosa di gravissimo. Perché sappiamo che la presunzione è un peccato contro lo spirito, semplicemente potrebbe essere un tentare a Dio per la superficialità con cui. Vedete, è come quando. Io faccio sempre degli esempi che riguardano la scuola. È come quando si vuole intraprendere un percorso impegnativo nello studio e si pensa di giocare con i bussolotti, di trasformare tutto in un gioco. Di non metterci con l'impegno, noi chi tentiamoli? Ma lì tentiamo la sorte, tentiamo l'insegnante, tentiamo. Capite che poi ci sono dei risultati che sono mediocri. Noi dobbiamo essere adeguatamente proporzionati nel nostro agire a quello che vogliamo ottenere. Ora, porsi di fronte a Dio è un momento particolare. Noi infinitamente piccoli, Lui, il Creatore, il nostro Creatore, e quindi è necessario ritornare alle parole della Bibbia prima di andare alla preghiera: perdona il fratello, se no abbandona tutto, abbandona l'altare e va a riconciliarti col fratello. Oppure disponendosi altrimenti alla devozione, non fa quanto sta in lui per essere esaudito da Dio. Egli perciò implicitamente tenta Dio. Se io mi pongo di fronte a Dio e pretendo da Dio ciò che io ho chiesto, ma non l'ho chiesto con quella umiltà adeguata, io sto tentando Dio. L'atto stesso di trattare con presunzione, senza la debita diligenza, le cose che riguardano Dio è un'irriverenza verso la divinità. Pietro dice: umiliatevi sotto la potente mano di Dio. Timoteo, sforzati di presentarti davanti a Dio come un uomo degno di approvazione. Perciò anche questo è un modo di tentare Dio, è una specie di religiosità.
Capite, come siano varie queste sfaccettature, come si può pretendere di fare il proprio dovere di cristiano e pretendere che Dio ci ascolti se non passiamo attraverso quelle tappe che sono necessarie, senza arrivare, come dice la seconda argomentazione, addirittura alla presunzione. Presunzione è un atto gravissimo che speriamo di non mettere mai come componente degli atti della nostra vita. Arriviamo quindi all'articolo 4. Sembra che la tentazione di Dio sia un peccato più grave della superstizione. Qui concludiamo brevemente col sed contra e col respondeo. Nel Deuteronomio leggiamo: se presso di te si troverà, ve lo ricordate, no? La glossa afferma: più di ogni altra cosa, la legge detesta l'errore e l'idolatria. Ma che vi ricordate che cos'era l'idolatria? Cioè, conferire a qualcosa o a qualcuno che non è Dio gli onori divini. L'idolatria è questa, è uno dei peccati più gravi che ci possono essere. Infatti, la scelleratezza più grave è quella di rendere a una creatura gli onori dovuti al Creatore. In questo senso, voi capite che l'idolatria è molto più grave che l'atto che tenta Dio. E Tommaso spiega ancora in modo più semplice: pecca maggiormente contro l'onore dovuto a Dio chi col suo agire asserisce un errore contrario alla divina grandezza. L'abbiamo detto. Al posto di Dio cosa metto? Metto avevano messo gli ebrei il vitello d'oro. Io ho insistito nel dire che c'è idolatria oggi, là dove non necessariamente c'è una scultura, ma abbiamo le ragioni ultime della nostra vita di fronte alle quali noi siamo disposti a sacrificare tutto. Qui abbiamo detto denaro, successo, sesso, bellezza, insomma, questa è la cosa più grave di fondo, piuttosto che esprimersi semplicemente in un dubbio, che poi abbiamo visto che la tentazione non è sempre necessariamente fonte di un dubbio, ma anche la superficialità con cui ci si pone di fronte a Dio, non con le dovute premesse quali ci pongono nella condizione di essere graditi a Dio. Ora, chi fa atti di superstizione asserisce un errore. Chi invece tenta Dio con le parole o con i fatti esprime un dubbio. Quindi il peccato di superstizione, quindi dare onori a Dio a chi non è Dio, è più grave del peccato della tentazione di Dio. Perché a volte alla tentazione di Dio si arriva non tanto per cattiveria, ma per disperazione. A volte c'è della gente che è veramente disperata e grida a Dio, litiga con Dio, vuole una prova da Dio, ma non una prova a se stessa, fine a se stessa, ma una prova per il bene del figlio, che è drogato, una prova per la madre che è gravemente ammalata, in sofferenze indicibili, una prova per il marito, che sono dei percorsi che a volte di per sé non hanno una volontà di miseria e di ribellione, ma un impulso che arriva dalla disperazione, mentre invece la superstizione è completamente contraria: aver dimenticato Dio e aver posto Dio, aver posto al posto di Dio qualcosa, qualcuno che diventa l'unica ragione della nostra vita.